È una grande soddisfazione, grande perché noi siamo Reggio Emilia, per noi vale veramente tanto, è il secondo trofeo della nostra storia. 2 anni fa vincevamo l'Euro Challenge e quest'anno siamo a festeggiare una Supercoppa dopo aver battuto Sassari Milano, ecco, quindi non dico che vale uno scudetto, ma ci va vicino, ecco, perché sono momenti importanti della storia di una società, momenti importanti della carriera di tutti, perché questi sono i trofei, l'ho sempre detto, che sono i trofei che magari interessano a pochi, a poco quando si perdono, invece hanno grande valore quando si vincono, ecco, quindi sono molto contento per la mia città, per la mia società, per i miei ragazzi, perché oggi in questi 2 giorni hanno espresso il meglio che potevamo esprimere, ma soprattutto abbiamo trovato un'identità e una coesione fantastica. E questo naturalmente è un passo molto importante per quello che sarà il futuro della nostra stagione, perché questo naturalmente deve essere un punto di partenza della stagione che verrà. Naturalmente un pensiero non può che andare a chi rende possibile tutto questo a Reggio Emilia, che è il nostro patron Stefano Landi, e un piccolo pensiero naturalmente va anche ai ragazzi che ci hanno permesso l'anno scorso di essere qui a giocare questa Supercoppa, perché naturalmente noi siamo qui per quello che è stato fatto l'anno scorso. Niente, io ho poco da dire della partita, credo che siamo stati molto maturi nel capire nei primi 2 quarti che stavamo concedendo troppo a rimbalzi in attacco e non l'abbiamo più fatto, e soprattutto nella seconda parte della partita siamo stati molto bravi perché non abbiamo mai commesso 2 volte lo stesso errore. Un paio di volte abbiamo forzato dell'1 contro 1 senza appoggiare la palla in post basso sui cambi, e il terzo possesso abbiamo appoggiato la palla dentro. Abbiamo fatto un paio di attacchi negativi contro il pressing, successivamente abbiamo sistemato l'attacco contro il pressing. Ecco, questo ne sono molto felice perché vuol dire che c'è disciplina. Ecco, quindi una squadra con il nostro talento e con la nostra coesione, se c'è anche disciplina, naturalmente dopo tutto diventa più facile. Credo che abbiamo espresso il meglio che era possibile esprimere in questo momento della stagione. Max, vabbè, innanzitutto complimenti. Grazie. Poi ti chiedevo, vedendo che ti avevo sentito l'altro giorno, dicevi arriviamo lì con un allenamento 2 sulle spalle. Vedendovi giocare, sembravate una squadra che comunque gioca insieme. Sì, devo dire la verità, questo faccio i complimenti allo staff, perché è evidente che abbiamo dato poche idee ma chiare ai ragazzi, ed erano evidentemente le idee giuste per mettere nelle condizioni di dare il meglio. È evidente che anche il nostro modo, noi abbiamo proseguito nella linea che è stata la linea vincente dello scorso anno, e in questo ci ha aiutato, perché anche nella scelta dei giocatori che sono venuti a Reggio, naturalmente, perché sono giocatori che pensavamo che si potessero inserire e migliorare il modo che avevamo l'anno scorso di giocare. Io ieri ho fatto i complimenti ai nuovi e oggi faccio i complimenti ai vecchi, perché è evidente che c'è anche grande merito loro se i nuovi hanno velocemente così anche percepito il nostro modo di essere. Sapete che è un po' quello che lo slogan della nostra società, no? Pallacanestro è già un modo di essere. Se penso ai 2 playmaker, se penso a Pietro Radori, che ha giocato con entusiasmo da bambino, l'ho visto veramente felice di essere qui, e un altro fantastico secondo me a cui voglio fare veramente i complimenti è stato Veremenko, perché non aveva assolutamente tutti i minuti che ha giocato sulle gambe, si è sacrificato. A un certo momento gli chiedevo di chiudere le situazioni in post basso quando lui mi diceva che non aveva le gambe per farlo. Però noi avevamo bisogno che lui chiudesse al di là di come finiva, se finiva con un canestro o no, e si è veramente sacrificato, e l'ho visto con un entusiasmo non da quello che io pensavo che fosse un bielorusso, ecco, quantomeno un giocatore dell'est, perché ha giocato veramente con energia e un entusiasmo che sembrava un giocatore che avesse vissuto il Reggio da tanti anni. Ecco, di questo sono molto contento. Beh, oggi oggettivamente ce ne sono stati 10, quindi io credo che c'è stato un pezzo della partita dove tutti si sono dimostrati MVP. C'è stato il momento di Veremenko, quello di Polonara con i rimbalzi in attacco e le corse,
Kaukenas che l'ha chiusa con due attacchi fantastici, i due playmaker che ci hanno messo Stefano, grande personalità, Andrea che ci ha messo il naso, perché ci ha lasciato un naso per fare una difesa. Oggi era difficile, bisognava fare il MVP, però deve vincere uno, e quindi complimenti ad Amedeo, siamo tutti contenti per lui. Ci sono altre domande? Sì. Buongiorno, sono Giorgio, dell'European News Agency di Germania. Vorrei sapere io adesso quali sono i vostri progetti per il futuro e qual è quello che sta a cuore. Ma naturalmente dicevo che è un punto di partenza. Noi vorremmo continuare a fare bene partita dopo partita. Noi già lunedì, per questo parlavo di primo passo, perché lunedì siamo qui a Torino a giocare la prima di campionato. Noi l'anno scorso abbiamo fatto una stagione fantastica in campionato, un po' meno in Eurocup, perché abbiamo subito moltissimo dagli infortuni e siamo usciti al primo turno. Quello nel breve, il primo obiettivo è la Supercoppa. Il prossimo nel breve è passare il primo turno in Eurocup e parallelamente in campionato riuscire ad arrivare a centrale Final Eight. Ecco, questi sono naturalmente gli obiettivi che ci poniamo da qui alla fine della stagione. Però il nostro cammino europeo è un passaggio a cui tutti veramente teniamo molto, perché dopo la vittoria di Euro Challenge, il fatto di essere usciti al primo turno l'anno scorso, perché oggettivamente in condizioni che non ci permettevano di reggere l'Eurocup, è una cosa che ci ha dispiaciuto. Grazie. Prego. Ci ha lasciato il naso, nel senso che è rotto? No, non so se è rotto, di sicuro sanguinava, ecco, quello l'ho visto io. Però è stato, ci ha messo il naso davvero, perché io l'ho vista quell'azione lì, mancavano 2 secondi alla fine e non l'ha fatta andare dentro, quindi bisogna metterci il naso. Una domanda semiseria. È famosa la vostra linea Italia più un po' di Europa dell'Est, niente USA. Se ti dicessero puoi scegliere un americano fra quelli che ora sono le altre squadre, adatto alla tua squadra, lo prenderesti e chi potrebbe essere? Ma noi è stata creata, naturalmente non siamo andati dentro a questa linea perché non ci sono giocatori bravi o americani o in grado, quindi noi abbiamo trovato Veremenko, ma se avessimo trovato McLean che andava bene avremmo preso McLean, quindi diciamo che è un caso non caso, perché naturalmente noi abbiamo nelle caratteristiche individuali e soprattutto la cosa più importante personale dei giocatori, abbiamo una certa così, abbiamo un certo metodo nella scelta, però ci sono tanti giocatori americani che mi piacciono. Noi l'anno scorso avevamo l'MVP del campionato precedente, Diner, che per me è un giocatore, è una persona fantastica. Io ho scritto le più belle pagine della mia carriera con Donnell Taylor, che è un giocatore che purtroppo adesso non ha contratto e non so perché, ma è un giocatore che è veramente molto lontano da questa idea di pallacanestro, ma a me faceva impazzire. Da Juan Robinson, che gioca qui a Torino, è un giocatore che per cui io farei tutto e perché lui farebbe per tutto per me in campo. Quindi ce ne sono tanti giocatori che mi piacerebbero americani, però in questo momento no, mi tengo i miei. Domande? Possiamo fare andare a festeggiare. Buonasera a tutti, grazie.